Quattro Terzi ad Augusta è un'associazione che si muove, ha sprombattuto, perché fino a qualche anno fa era quasi un'associazione, possiamo dire, quasi conventuale, no? Che voi vi riunivate nelle catacombe di Augusta, però uscivate all'esterno per realizzare Shortini Festival. Ora invece vi state allargando, avete aperto una sede, noi ci troviamo qui in via Principe Umberto, e state organizzando, appunto a sprombattuto, varie manifestazioni all'interno, per ora, oltre che all'esterno, ma quelle tradizionali, appunto, festival di Shortini, cioè i cortometraggi che vengono proiettati d'estate normalmente in agosto, se non ricordo male dal 3 agosto, sì, era il primo di agosto, all'esterno di Augusta. Prima si facevano all'esterno, nel senso, chiedo scusa, nell'ambito delle piazze di Augusta, anche se nei primi anni si facevano all'interno del teatro comunale, vero? Ecco, intendevo questo, all'esterno del teatro comunale di Augusta, cosiddetto teatro comunale. Questo è un punto dolente, perché in realtà, proprio ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, non abbiamo una realtà vera, bisogna andare a Città della Notte per avere un locale, da questo punto di vista, come teatro intendo. Vabbè, ma voi, allora, cosa state realizzando? Qui vedo una serie di locandine di film. Sì. Allora, ecco, parliamo di Condannieri della City, che si occupa di questo ramo di Quattro Terzi. Da mercoledì di questa settimana fino a domenica, cioè fino a ieri, abbiamo fatto questa mostra di locandina che ripercorre, diciamo, tutti gli anni, dagli anni 80 fino agli anni 90, anche qualche film un po' più recente. Questa sorta di mostra, possiamo vedere anche alcune locandine che vengono anche dal nostro cinema, di cui possiamo andare fieri, che ora... Allora, una volta potevamo andare fieri, ed è vero questo, l'abbiamo ricordato recentemente nel nostro talk show in Salsa Augustana, cioè prima avevamo il teatro, Cine Teatro Cursan, nel 48 è nato come teatro, grandissimo, nella provincia di Siracusa, era l'unico ad avere quelle dimensioni, quei posti, quella platea, quella la tribuna, e poi piano piano è scaduto per diventare un film di... film di pornografici, un cinema di film pornografici, e abbiamo qui alcuni manifesti enormi, non so se li possiamo inquadrare per via della ora magari li inquadriamo, ma sono ormai testimonianze, documenti, anche forse ormai queste cose in internet sono considerate addirittura caste, queste locandine, questi manifesti, no? Queste immagini in internet sono immagini caste. Anche se ricordo bene, ci fu un famoso film che era Gola Profonda, allora sconvolse veramente, no? I film pornografici, fu un film che aprì il grande filone dei film porno. E allora, ma avete avuto visitatori per questa mostra di locandine? Sì, dobbiamo dire che è stato finora un successo, perché siamo riusciti a vendere pure una locandina. Vendere? Vendere una locandina, perché tutte le cose che vedete qua sono in vendita. Tutte le locandine sono in vendita. E poi abbiamo fatto pure un sorteggio della locandina di Apocalypse Now. Quel famoso film di Coppola. Esatto. Non c'è questa. È già stata data. È stata ritirata, e quindi abbiamo fatto questo sorteggio. Ieri sera è stato un successone. Da cui è stato preceduta, prima il sorteggio è stato preceduto appunto dalla proiezione di Apocalypse Now. Ah, ecco, quindi perché volevo riallacciarmi a questo, qui voi ogni sabato o domenica, ogni domenica realizzate un cineforum, come si faceva una volta, molti anni fa, quando ero io giovane, quando avevo gli anni forse di Daniele Raciti. Qui avevamo una cultura da questo punto di vista. C'era una biblioteca che si chiamava dell'ISES, cioè dell'Istituto del Mezzogiorno, che era finanziata dalla CASMES, Cassa per il Mezzogiorno, che si poneva non in contrapposizione alla biblioteca comunale, ma come integrazione, perché i libri li prestava e a volte anche li regalava, ma soprattutto facevano anche film di impegno civile, vedi Un giorno della civetta, tratto dall'omonimo romanzo di Sciascia, al Cinema Impero, ricordo bene, e poi si facevano dibattiti. Cineforum vuol dire questo, certo. Dibattito. Dopo il film. E voi lo avete fatto questo? Sì, ogni visione di film ci sussegue quello che è il cineforum, veramente il dibattito.
La bellezza del cineforum è proprio quella, confrontarsi ed esprimere le proprie opinioni sul film, la visione, quello che ci ha suscitato, le emozioni, e tutto questo fa sì che poi c'è il confronto tra ogni persona e porta anche a instaurarsi anche un clima amichevole e di sano confronto, che ad Augusta, diciamo, non esiste un altro posto come questo. È vero, sì. Bisogna aggiungere, sempre perché noi facciamo anche un po' di memoria storica, che un posto come questo c'era anni fa, si chiamava Arci, ed era il famoso 448 in via Principe Umberto, poi hanno aperto un ristorante per molti anni, ma prima, fra gli altri, c'era anche chi vi sta parlando, insieme a Ilario Saccomanno, Carpitano, Samuele e altri, abbiamo realizzato Cineforum, rappresentazioni teatrali, quindi in effetti abbiamo seminato allora, voi state raccogliendo un po' il seme. Voi siete molto giovani, no? Avete mediamente... Io ho 20 anni, sono un ragazzino, più giovane, però diciamo che la media è sui 30 anni, quindi diciamo siamo abbastanza giovani. E quale tipo di film vedete normalmente, oltre ad Apocalypse Now, che è un film d'impegno, no? L'impegno morale, civile, ma cosa vedete in genere? Vi ho fatto il Cineforum, che trattava il tema del viaggio, cioè il viaggio in ogni sua sfaccettatura, quindi abbiamo presentato film come Into the Wild, La 25esima ora, Ogni cosa illuminata, tutti i film che comunque hanno come tema centrale il viaggio, quindi la trasformazione dell'individuo in questo viaggio e tutte le sue emozioni che provano e che portano al cambiamento della persona. Beh, un tema bellissimo, ed è anche un tema ricorrente nella cinematografia americana, perché il topos del viaggio, proprio il viaggio, poi in America fanno sempre film in cui si vedono le strade, on the road, no? Per ricordare un famoso libro di Kerouac, On the Road, e forse siamo sempre noi on the road, in cammino, sempre la ricerca di qualcosa, no? È vero, e questo è poi il tema esistenziale. Sì, perché anche poi la vita può essere considerata un viaggio. È così, è così. Infatti poi c'era la Final Destination, che la destinazione finale è quella. E qualcun altro diceva che è bello non tanto giungere a qualche posto, ma viaggiare. Già viaggiare in sé è già un'avventura. Il fatto stesso di mettersi in viaggio è già comunque un sintomo, un sentimento di voler cambiare, e quindi non è tanto l'importante dove si va, ma il viaggio, proprio lo spostarsi, che andare oltre, andare avanti, anche incontro agli altri. E questo è un progetto che bisognerebbe sostenere sempre, anche perché attraverso il cinema uno può avere appunto punti di riflessione, vedute diverse, aprire i propri orizzonti. Quando rimaniamo chiusi nell'ostrica, come diceva Verga, attaccati allo scoglio, evidentemente rimaniamo chiusi noi stessi. Va bene, allora, adesso abbiamo fatto queste considerazioni, e poi Augusta è un porto di mare, e noi abbiamo forse nel nostro DNA questa idea del viaggiare, dell'andare fuori. Allora, cosa avete in mente adesso, cosa avete in ebollizione? Allora, ci sono, oltre già che siamo in cantiere per la preparazione del prossimo Shortini, che si farà sempre ad agosto, già abbiamo molti eventi in programmazione. Abbiamo mostre di fotografia che si terrà metà aprile, presentazione di libri. Fotografia per i ragazzi di Augusto e giovani in generale o no? No, c'è una mostra di fotografia di una persona, di un alunno, forse anche lei lo conosce, del Megara, Manuel Mangano. Così giovanissimo, Sì, è giovanissimo, quindi noi gli diamo la possibilità di esprimere la propria arte, la propria passione, e gli diamo lo spazio per rappresentarla. E quindi questa stanza, voi che vedete, sarà adibita a mostra, piena di fotografie. Poi presentazione di libri, giorno 11 ci sarà un'altra presentazione di un libro, e vari altri eventi che ci saranno ogni mese. Va bene, allora poi li documenteremo ogni volta che ci chiamerete, faremo sapere. In ogni caso daremo notizia di questi eventi.